Dio è un padre provvidente. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Scopriremo oggi nel Vangelo che davvero il nostro Padre Dio è provvidente verso ciascuno di noi. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 34-44. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. E divise i 2 pesci tra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Amen. Cari amici, ecco ancora in questo tempo di Natale, ascoltiamo la parola del Vangelo e oggi c'è un contesto differente dagli altri giorni. Un contesto in cui Gesù scende dalla barca durante il suo ministero di predicazione, vede una grande folla e ha compassione per loro. Ecco che in Gesù, nel Figlio di Dio, noi stiamo sperimentando con la lettura del Vangelo quotidiano quali sono i sentimenti di Dio Padre. Quante volte noi pensiamo a qual è la vera immagine di Dio Padre, a quali sono, potremmo dire, i sentimenti, anche se non è un uomo, perché è Dio, che cosa prova verso di noi, verso ciascuno di noi. Ecco, il Vangelo, e così anche la nostra scuola biblica, che è iniziata da poco, qui in gennaio, insegna nella figura, nella persona di Gesù, noi vediamo la persona del Padre. Ecco che Gesù ha compassione della folla, perché dice: erano come pecore che non hanno pastore. Quante persone oggi, in questo nuovo anno 2022, sono come pecore senza pastore. Vivono da se stessi, non vogliono guide, a volte non vogliono nessun pastore sopra di loro perché sono autoreferenziali, oppure ci sono persone che cercherebbero un pastore ma non ne hanno trovato, una guida, non solo spirituale, anche nella propria vita, un consigliere di cui fidarsi. Ecco che Gesù vede questa grande folla e ha compassione di ciascuno di loro, perché li vede che sono ognuno libero a se stesso, alla propria vita, alle proprie azioni. Stanno cercando chi seguire. Ha compassione di loro. Fratelli e sorelle, Dio ci ama. Dio vede il nostro cuore, Dio vede la nostra vita e si è messo ad insegnare molte cose.
Gesù ha parlato alle folle del Padre, ma vede che poi a un certo punto non hanno da mangiare. E allora entra in gioco questa situazione in cui con i discepoli dice: date voi stessi da mangiare. I discepoli dicono: ma noi non abbiamo né i soldi a sufficienza, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, che poi Gesù li accoglierà, li benedirà e li moltiplicherà per tutta la folla. Oggi, fratelli e sorelle, non vorrei guardare tanto alla moltiplicazione, a quello che Dio può fare con il nostro poco che gli offriamo, ma vorrei invece guardare un'altra ottica, cioè di queste persone che l'Evangelista Marco dice che Gesù le ha viste come pecore senza pastore. Innanzitutto, queste folle, queste persone, questi uomini, queste donne volevano seguire Gesù, volevano ascoltare la sua parola. Ecco l'invito che il Vangelo ci fa in questo nuovo anno. Desidera, ardi dentro di te, anela ad ascoltare la parola di Dio, giorno dopo giorno. Esca dal tuo cuore questo vivo, acceso e ardente desiderio di ascoltare che cosa Gesù ha da dirti, come Gesù vuole guidare la tua vita. Perché le folle hanno fatto questo, pur essendo senza pastore, ma volevano ascoltare una voce. E tutti noi abbiamo bisogno di una voce, soprattutto in questo tempo di pandemia. Quante voci credo che ciascuno di noi ha cambiato ad ascoltare. All'inizio ascoltavamo alcune voci, ci sembravano sicure, poi ci hanno allarmato, le abbiamo abbandonate, ne abbiamo ascoltate di altre, non ci piacevano, ne abbiamo ascoltate altre ancora. E siamo sempre alla ricerca di quella voce che ci dà sicurezza. Riconosciamo allora che Gesù è davvero quel buon pastore che esaudisce il tuo desiderio di avere la vita, di avere le idee chiare, la strada certa per la quale camminare. E sappi che se tu sei uno di questi, come anch'io oggi voglio essere, allora Dio provvederà a tutto ciò di cui tu hai bisogno. Perché questo che Gesù ha fatto, le folle che hanno seguito Gesù per ascoltare la sua parola, hanno ricevuto anche il pane che non avevano chiesto. Che meraviglia, fratelli e sorelle, andiamo da Gesù per ascoltarlo. Lui ci darà molto di più di quello che chiediamo e anche che non chiediamo. Perché le folle non sono andate da Gesù dicendo: dacci da mangiare. Sono andati da Lui perché avevano fame della sua parola, sete dell'acqua viva che Gesù dava. E Gesù, oltre a dare alla loro anima quest'acqua viva, ha donato anche un pane, ha donato dei pesci, ha donato cibo materiale. Ecco perché oggi vi condivido questo slogan: Dio è un Padre provvidente. Amen. Andiamo da Lui per ascoltare la sua parola ed Egli provvederà ad ogni nostra necessità. Amen. Signore Gesù, grazie per questo giorno, grazie perché oggi è una giornata in cui io posso sperimentare che Tu sei al mio fianco, che Tu ascolti la mia preghiera. Signore Gesù, io desidero ascoltare la Tua voce oggi, desidero sperimentare che Tu non mi fai mancare di nulla, sei davvero il mio buon pastore. Entra nella mia vita. Vieni davvero in mio soccorso, in mio aiuto e donami davvero parole di vita eterna, riempiendo il mio cuore e riempiendo la mia vita della Tua presenza. A Te sia sempre, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, è bello seguire Gesù, seguiamolo, non lasciamoci distrarre da nessuna situazione o persona ed Egli provvederà ad ogni nostro desiderio e necessità.
Grazie che mi avete accolto, vi auguro una buona e benedetta giornata, ci vediamo domani, ciao! Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento.